Madame, Francesca in arte Madame, sono una cantautrice da 2 anni. 2 anni fa appunto firmai con Sugar e niente, il mio percorso sta procedendo bene, insomma relativamente bene, e tra poco dovrà uscire anche il mio primo disco e speriamo, io sono abbastanza sicura in realtà, quindi dai, è tutta. Tappe fondamentali del mio percorso sicuramente l'aver incontrato Fabio Rinaldi, che è il mio discografico, il mio A&R, e lui praticamente mi ha scoperto, mi ha portato appunto in etichetta e siamo diventati anche fratelli, praticamente grandissimi amici. Poi l'altro percorso sicuramente è stata Paola Zucker, la mia attuale manager, e lei ovviamente ha dato un po' di concretezza a tutto quello che era il progetto, e quindi penso proprio che il team building, il percorso di costruzione del team siano state le tappe principali, e poi tutti i successi che ne derivano, per esempio anche soltanto la collaborazione con determinati artisti tipo Marra 2 volte tra l'altro e tutte quelle cose lì, e poi i singoli che vanno bene, quindi sono contenta. Questo progetto di Lavazza si incontra con la persona che sono nel momento in cui, allora, sicuramente io ho girato l'intervista a Bologna, e Bologna è una città universitaria e io sono ancora molto piccolina, faccio la quinta superiore quest'anno, tra l'altro tra una settimana inizio, e lo studio è qualcosa che mi ha sempre appassionato moltissimo, particolarmente psicologia, filosofia, italiano eccetera. Tra l'altro io volevo fare l'insegnante, poi è andata male adesso faccio questo lavoro qui, però a parte gli scherzi, Bologna è comunque una città veramente pregna di cultura, quindi mi sono divertita un sacco sia a scoprire me stessa attraverso l'intervista che Bologna in sé come città. E poi la canzone mi ha permesso di fare una collaborazione con artisti che stimo moltissimo, quali appunto Ernie Arcomi, Gaia, Samurai J, sono tutti artisti che hanno la mia massima stima, quindi è stato un super piacere, nonostante abbiamo lavorato a distanza, però insomma, è stato veramente molto molto figo. Il progetto di Lavazza porterò principalmente idee, opinioni e anche delle reference, per esempio parlerò del documentario di Michael Jordan che mi ha affascinato moltissimo, e in realtà questo, e poi ovviamente dei pezzi del mio vissuto, naturalmente. La mia musica emergerà da questo progetto attraverso, sai, penso alla mia coerenza, perché comunque quello che dico nelle interviste è quello che poi riporto nella musica, semplicemente o romanzando o cantando, nel senso, magari si rendo qualcosa magari detta tra amici è un po' una cavolata, però magari scritta bene in musica inizia a pesare un po' di più, ecco, quindi comunque la coerenza tra me e la mia musica è totale, io non ho mai scritto nulla che non mi rispecchiasse o che non avessi vissuto, quindi continuerò a fare così, nell'intervista dirò cose che ho vissuto e nella musica altrettanto. Lavorare al brano è stato appunto, come dicevo, un pochino difficile, per il semplice fatto che eravamo tutti nei nostri studi a casa nostra per appunto ovvie ragioni, e non abbiamo lavorato insieme, quindi quella è stata un pochino la parte più difficile, più dura, però insomma nel complesso è stato comunque molto divertente, ci hanno inviato il beat, abbiamo scritto ognuno per i fatti suoi e poi abbiamo messo insieme questa cosa qui che secondo me, a mio avviso, mio gusto personale, è un buonissimo prodotto e infatti sono molto fiera di ciò, poi Gaia nel ritornello è stata bravissima e tutti nelle loro strofe hanno spaccato. Il messaggio che personalmente ho voluto trasmettere con questa canzone si cela principalmente nell'ultima frase della mia strofa, in cui dico: ricordati di dire un grazie per ogni giornata in cui sei felice, che poi rischi di prenderci gusto e uscire ogni giorno con gli occhi lucidi. Praticamente io da un paio di mesi che sono veramente contenta, finalmente ho raggiunto la mia fase proprio di serenità interiore, e ho iniziato proprio a dire
ad alzarmi la mattina e dire wow, cioè anche questa mattina, anche ieri è andata bene e oggi andrà ancora meglio. E dopo rischi di prenderci gusto e uscire ogni giorno con le lacrime di felicità, di dire wow che bella la vita, questo è il mio più grande messaggio, perché secondo me nel momento in cui siamo tutti, la maggior parte di noi felici, problemi, malattie, di tutto, il buon umore può cancellare tutto. Questo è il mio messaggio in questo pezzo. Sto lavorando per il mio disco, i miei obiettivi futuri... Non lo so, in realtà vivo un pochino il presente, ti dico la verità, vivo un pochino giorno dopo giorno. Gli obiettivi sono grandi, sì, però il mio grande obiettivo è quello di riuscire a portare un messaggio, riuscire a cambiare le cose. Sì, però sono, cioè, tanto avanti, capito? Prima devo crescere io, prima di far crescere le altre persone, prima di insegnare loro qualcosa devo impararlo io. E questo è un pochino il mio obiettivo ora, crescere, imparare, capire e poi portare in un secondo momento. Ti ringrazio moltissimo. Grazie a te.